La gente si nasconde, ha paura. Spesso non riesce a trovare il proprio posto sulla terra. Non ho fame. Oddio, ma che hai fatto? Chi ti ha conciato così? Io non ho litigato con nessuno. Ma non accettano quello che sono. Questo è il più grande disagio che l'essere umano si trova ad affrontare dalla nascita della sua esistenza. Io non sono Giulio, sono Giulia. Ah, Giulia, che ci sei venuta a fare nel bagno dei maschi? È bellissimo. Ma è da donna. Ma chi riesce ad affrontare le proprie paure rinasce e diventa finalmente quello che ha sempre voluto essere. Un nuovo giorno. Un film di Stefano Calvagna. Dal 10 marzo al cinema. Io continuerei sui film drammatici perché il 2016 è ricco di film che promettono davvero bene. Chi di voi non ha ancora visto The Revenant, Joy, The Hateful Eight, La Grande Scommessa, Macbeth o Carol deve rimediare subito, eh? Ecco qualche altro titolo da non perdere se vi piace questo genere e vi dico, per esempio Room con Brie Larson, che racconta una storia di madre e figlio chiusi in una stanza per 5 anni senza nessun contatto con il mondo esterno. Ve lo consiglio io e poi mi direte se avevo ragione. Poi il caso Spotlight vi consiglio, con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton e Stanley Tucci, che racconta del team di reporter del Boston Globe che ha portato alla luce la complicità della chiesa locale negli abusi sui minori. Money Monster con Julia Roberts, George Clooney e Jodie Foster dietro la cinepresa. Lee Gates, interpretato da Clooney, è un venditore televisivo un po' da strapazzo, il cui programma, Money Monster appunto, e la sua stessa vita vengono presi in ostaggio. Il sequestratore lo accusa di averlo portato alla bancarotta con i suoi consigli di investimento. E mentre il mondo segue in diretta la vicenda, Gates deve fare di tutto per restare in vita, mentre la sua producer, la Roberts, cercherà in tutti i modi di salvarlo. Verrà alla luce però una scomoda verità. Presto rivedremo il premio Oscar Matthew McConaughey nel ruolo di un disertore disilluso dagli orrori della guerra di secessione in The Free State of Jones. Un'altra storia di guerra, ma anche d'amore, ambientata questa volta in Liberia, è raccontata in The Last Face, diretto da Sean Penn, con protagonista la sua ex, Charlize Theron, Javier Bardem e Jean Reno. La Theron è la direttrice di un'organizzazione internazionale di aiuti umanitari in Liberia, che vede il suo incarico complicarsi quando si innamora di uno dei medici, cioè Bardem. Un altro film drammatico che sicuramente ci emozionerà molto è Race, il colore della vittoria, l'epica e straordinaria storia del pluricampione del mondo Jesse Owens. È un ragazzo di colore, molto povero ma con un don atletico straordinario, che alle Olimpiadi del 36 a Berlino davanti al Terzo Reich vinse 4 medaglie d'oro, entrando di diritto nella leggenda. Per oggi è tutto, troverete altri dettagli nella descrizione. Fatemi sapere quali film avete già visto, se vi sono piaciuti e quali andrete sicuramente a vedere. E io vi aspetto al prossimo video. Muah.